qua con questa brutta giornata, che è un po' come il nostro umore, no? Quindi mi sono scritto delle cose, perché nel primo discorso era doveroso leggerlo, perché chiaramente, diciamo, poi le parole magari fanno fatica a uscirmi dalla bocca. Allora, ci troviamo nuovamente di fronte a una conferenza a 5 anni da quell'emozionante debutto a Palazzo Moroni, quando il Padova rinacque dalle ceneri di un crack sportivo e finanziario. Sono stati 5 anni veramente intensi, per noi indimenticabili, da quella partenza da Piazzola sul cosiddetto pulmino giallo, alla doppietta, Coppa, Campionato e alla Serie B. Nelle ultime 2 stagioni in particolare, per motivi opposti, abbiamo speso tantissime energie emotive. Il calcio Padova ha completamente cambiato la vita delle nostre famiglie in una maniera che ora facciamo fatica ad affrontare anche fisicamente. È stata un'esperienza straordinaria e non ce ne pentiremo mai, ma dobbiamo essere onesti. Sentiamo il bisogno di riappropriarsi della propria vita come era prima, di tornare a un'esistenza normale, fatta del nostro lavoro e degli affetti che abbiamo dovuto trascurare per dedicarci anima e corpo a questa squadra. Scusatemi un attimo. Questi 5 anni rimarranno indimenticabili, ma hanno richiesto un impegno costante e gravoso. E non lo nascondiamo, nell'ultimo periodo ci siamo sentiti un po' soli. Al di là delle critiche che ci stanno, dopo una stagione deludente come questa, forse in una visione più complessiva del nostro operato, qualche offesa in meno, qualche pacca sulla spalla in più ci poteva stare. Accanto ho sempre avuto mio figlio Edoardo e la mia famiglia, che assieme a Moreno Beccaro hanno condiviso con me le gioie e le difficoltà di questa avventura. Certamente speravamo in un finale diverso per questo campionato, ma già troppe volte ci siamo soffermati a spiegare le ragioni di questa retrocessione. Vogliamo invece ringraziare le persone che hanno collaborato in questi anni per far crescere questa società, lavorando con competenza dalle scrivanie della sede sui vari campi di gioco e affiancandoci nella gestione del club con la passione di chi porta come noi il bianco scudo nel cuore. Diciamo grazie anche ai tifosi che ci hanno sostenuto e fatto capire cosa vuol dire la vera passione per il calcio Padova. Auguriamo a tutti loro di poter provare presto la stessa incontenibile gioia di un anno fa, quando eravamo tutti insieme in piazza a festeggiare. E grazie infine anche a voi giornalisti che avete contribuito a raccontare questa bellissima avventura, avendo per il Padova sempre un occhio di riguardo. È giunto il momento di guardare avanti, con la consapevolezza e l'orgoglio di quanto fatto, sia dal punto di vista sportivo, e sia per aver saputo riavvicinare tanta gente al calcio Padova, come testimoniano i 5.300 abbonati di quest'anno e i numerosi sponsor che hanno contribuito in maniera importante a sostenere il club e che ringraziamo. Il Padova per noi non è mai stato solo la prima squadra, non abbiamo mai perso di vista la nostra funzione sociale, così abbiamo continuato a far crescere il nostro vivaio, razionalizzando al meglio le risorse a disposizione. Dopo una faticosa opera di ricostruzione, quando ci eravamo arrivati, ricordiamoci, c'era il nulla, ora possiamo contare sui 230 giovani atleti selezionati e altrettanti che vestono la maglia del Padova Academy, 25 allenatori, 60 bimbe, bambine, che aumenteranno ancora di numero l'anno prossimo. Abbiamo vinto un campionato italiano con la squadra Under 15 nella stagione 17-18. Abbiamo intessuto rapporti con 40 società di tutto il Veneto, nostre gemellate, con le quali abbiamo ora un rapporto privilegiato e siamo contenti di poter dire che quest'anno, anche quest'anno, alcuni nostri giovani sono guadagnati le attenzioni di alcuni club di Serie A. Concludiamo riavvolgendo ancora il nastro per tornare a quel 2004, luglio 2014. Quando siamo entrati nel calcio Padova ci era stato chiesto primariamente di preservare la storia centenaria di questo club affinché non si ripetesse più quanto accaduto allora. Ad eccezione dei soci fondatori della Bianco Scudati Padova, che ringrazio, e di tutti quelli attuali e di quelli attuali, l'aiuto delle grandi forze economiche presenti in città non è stato però tale da farci compiere quel definitivo salto di qualità che auspicavamo. Non abbiamo mai bilanciato di avere a disposizione risorse finanziarie infinite, ma grazie ai contatti sviluppati nel nostro lavoro abbiamo incontrato sulla nostra strada Giorgio Orgugliano, un imprenditore di altissimo profilo, una persona che condivide con noi l'amore per lo sport e il gusto per le sfide difficili. Crediamo che per il bene del Padova, in un'ottica di stabilità futura, sia giunto il momento di passare a lui e al suo staff il nostro testimone e la maggioranza delle azioni, con la consapevolezza che potrà garantire la massima solidità economica presupposto di ogni impresa sportiva. Non saremo quindi più il presidente e il vicepresidente del calcio Padova, ma non usciremo dalla compagine societaria proprio per dare continuità a questa storia nata 5 anni fa. Se ci verrà chiesto un parere o un consiglio, non ci terremo certamente indietro. Grazie a tutti e sempre forza Padova.
questo è quello che mi sento di dire. Non so se volete. Sì, Edoardo, volevo una minuto da aggiungere. Quando hai maturato questa decisione, c'è un momento preciso o cioè, ci puoi spiegare un po' meglio magari? La decisione è maturata, come impara sul passaggio che ho detto, cioè diciamo il dispendio di energie fisiche e nervose è stato notevole in questi 5 anni. E specialmente quest'anno che le cose non sono andate nel verso giusto. E questo chiaramente ha provato a me, ha provato Edoardo e Moreno. E per non dimenticare, è inutile che non andiamo a nascondere anche tutto questo, come ho detto prima, mi sarei aspettato qualche pacca sulla spalla in più e qualche infangata in meno, no? E quindi anche tutto questo, 1 + 1 = 2, ti fa pensare che forse è il momento di fare un passo indietro. No? Quando non sei più amato è meglio che ci possa. Amato, la prima considerazione te la chiedo perché ti vedo molto amareggiato, vuol dire che ti sei lasciato e sperare qualcosa di più da Josef per quanto riguarda la sua partecipazione. Come scusa? Cioè, pensavo che, siccome mi sembra di aver capito, dimmi se sbaglio, che in questo lasciare la maggioranza della società non sia stata fatta con, diciamo, con dei buoni rapporti con Josef, mi sembra che non ti abbia trattato molto bene, questo è il mio modesto punto di vista, no, che posso sbagliare, però la domanda che ti voglio fare è questa. Hai fatto un ragionamento sulla città e condivido la tua parte e ovviamente io personalmente credo che tanti hanno ringraziato la famiglia Moreto per quello che hanno fatto e ovviamente anche i vari soci. Però la società ti era stata richiesta un anno fa, più o meno abbondante, e tu hai rifiutato di cederla a un padovano o una parte di questa e non me lo conosciamo tutti. E come mai quel periodo, anche a un'intervista che ti ho fatto in televisione, tu hai detto io me la tengo, non hai cercato di coinvolgere un padovano e di portarlo all'interno del palo. Si diceva che questo che voleva entrare voleva la maggioranza assoluta e tu l'hai rifiutato. Ci puoi raccontare questo passaggio? Allora, ora che spadiamo questa storia di questo nome che continua a leggere. No, perché sono, io te l'ho detto anche un'altra volta in trasmissione. Allora, intanto con Giorgio Gugliano tutto va benissimo, l'amore accordo, ci mancherebbe altro, era anche una cosa sotto un certo punto di vista anche programmata. Quindi, no, la tua impressione è sbagliata. Chiaramente io in questo momento sono emozionato, sono anche un tipo anche abbastanza sensibile, quindi è chiaro che leggere queste parole per me sono delle stilettate. Certo. Una trattativa c'è stata con 2 incontri, d'accordo? Te la faccio breve. Un incontro a novembre, inizio novembre, un incontro a fine novembre, poi fa, le dirò a marzo, aprile. Scusi un attimo. Prima di marzo, aprile non potrò dire. E io cosa faccio? Aspetto marzo, aprile, che finisce il campionato? Ma non a marzo, aprile entrerò. Le saprò dire a marzo, aprile. Ecco, questa è tutta la storia. Quindi, signori, non c'era nessun padovano che avesse voluto firmare un pezzo di carta, giusto? Nessuno. E lì poi vogliamo parlare, fare leggenda, fare storia. Basta. Quindi diciamo perché il sindaco ne era a conoscenza di tutta questa trattativa, quindi a questo punto o aspetto marzo, aprile, un ipotetico compratore che avrei dato tranquillamente alla maggioranza del calcio palo, che non c'era problema, o accettavo l'ingresso di Giorgio Urguliani nella prima stagione con la prima tranche. Fortunatamente in quel momento lì forse ho fatto una scelta saggia, non ho aspettato. Si sta parlando di Banzato chiaramente. Io non parlo di nessuno, parlo solo di quello che mi ha dato una risposta a Giorgio Morile. Senta, lei prima ha detto se ci verrà chiesto un consiglio lo daremo volentieri, quindi vuol dire che di principio voi nella gestione, anche se soci in minoranza, non prenderete alcun incarico o funzione? Assolutamente no, perché vogliamo cercare di essere, l'avevo detto prima, ritrovare i miei ritmi che avevo una volta. Cioè, essere stato presidente per 5 anni all'interno di una società come questa, con la pressione mediatica della piazza, è una spesa di energie psicofisiche enormi. Lasciamo stare la parte finanziaria, cioè, i soldi si possono anche rifare,
però la salute la salute no, cioè, lo stress no. Quindi oggi come oggi abbiamo fatto questo tipo di scelta, quindi rimanere all'interno con una carica che non, quando non hai più la maggioranza, io penso che in una società, l'ho detto altre volte, no? Deve comandare una persona sola. L'anno vincente è quando c'è stata una persona sola a comandare, un gruppo solo al comando. Quindi è giusto che adesso il gruppo al comando sia il gruppo di Giorgio Orbulian, persona che stimo, che ammiro, che ha grande esperienza e di conseguenza saprà circondarsi delle persone. Ma Ugo Bianco aveva chiesto comunque di mantenere un ruolo attivo? No, perché io ho detto sin dall'inizio che mi tirano da parte. Quindi non... Ma perché ti sei tirato in parte, Roberto, per un problema di stress o anche economico? Scusami la domanda, magari un po'... No, diciamo, non è tanto un problema economico in se stesso, cioè, ti ho detto, i soldi si possono, si lavora, si guadagna, si spende, chi li spende in una maniera, chi li spende in un'altra, noi li abbiamo spesi nel calcio palo, no? È proprio, diciamo... L'impegno fisico, l'impegno psiconervoso e poi non dire che lo dica, ragazzi, io non posso essere infangato in questa maniera, cioè non posso. Mi pare la stessa cosa che è successo a Stefano Bottacini al campo, la stessa roba, cioè arriva a un certo punto che il vaso è pieno. Ma sì. Cosa ti riferisci, scusami, no, sull'infangato? Basta, adesso io direi di andare su altri discorsi. Ah, okay, io te l'ho appena detto. Scusa, sì, le offese le ho ricevute. Io, la mia famiglia, Edoardo, per cui a un certo punto lo sappiamo, non facciamo, andiamo. Quindi ho detto quello che dovevo dire, sono andato via, perché fisicamente c'è uno stress, è un impegno notevole da portare avanti. Io in questo momento qua c'è lo staff, io dal lunedì al venerdì ero quasi sempre qua, trascuro il mio lavoro e quindi a un certo punto, oltre a metterne, ne guadagno meno che se trascuro il mio lavoro. Fortunatamente Edoardo e Moreno portano avanti le cose nel miglior modo possibile, io l'ho trascurato notevolmente. In più, dopo aver fatto quello che abbiamo fatto, perché tutti scrivono calcio Padova il peggior anno della storia, ma nessuno si ricorda che l'anno scorso è stato il migliore della storia, no? Siamo pronti a scrivere calcio Padova il peggiore della storia l'anno scorso, cioè quest'anno. E l'anno scorso quando ha mai vinto il campionato calcio Padova? Quando ha mai vinto una Supercoppa al calcio Padova? Allora vedi che siamo... Guardiamo sempre le cose, la medaglia dal lato sbagliato. E questo è il modo di... Allora, scusami Roberto, poi mi taccio. È vero, succede nel calcio, però è anche vero, io ricordo, e sono anni che seguo la storia del calcio Padova, non pochi, credo di conoscerla discretamente, e credo che la proprietà nel Bergamino inizialmente con te e poi la famiglia Moreto da parte dei tifosi, da parte della stampa, non sia stata oggetto di... tranne i social, per voi presenti sui social, ma quelli non hanno un nome o cognome per me. Però oggettivamente la stampa e tutti sono stati e hanno sempre elogiato il lavoro che avete svolto, l'impegno economico che avete messo. Infatti io vi ho ringraziato. No, ma dico... io vi ho ringraziato. Sì, poi sono Roberto. Vi ho ringraziato. Voglio dire, quelli che ti hanno contestato per il dovere di cronaca e di ringraziarti quello che hai fatto per Padova erano pochi, ma erano in tanti oggettivamente. Beh, insomma, c'è stato anche un comunicato degli Ultras comunque, voglio dire. Ma è una parte, sì. Gli Ultras non sono tutti i tifosi. Allora, il comunicato degli Ultras che vengono a dire che non si può... Anche la CB ha fatto il comunicato, c'è il tipo organizzato, ha parlato. Sì, comunque, abbiamo parlato di fare una curva a bordo campo? Mi pare che tu ne hai riconoscenza anche tu, Martina, giusto? Sì. Perfetto. Curva a bordo campo. Abbiamo fatto i preventivi, ma Marcello ha lavorato, preventivo, progetto e compagnia bella. Costo 310.000 euro più trasporto, bla 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 bla. Ma se i tempi di realizzazione sono a giugno, perché ci sono bisogno dei permessi, della sicurezza, della vigilanza, antincendio, tutte queste robe qua. Non si può dire che parlo per niente. Fatto. Però se non possiamo realizzarlo... basta, cioè, quindi quando si parla bisogna sapere le cose. Lo stadio, io non ho mai detto farò lo stadio, lavoro per realizzare un sogno, d'accordo? Ci sto lavorando, anche ieri abbiamo incontrato a Bodi a Milano e quelli del credito sportivo per andare avanti, ma se abbiamo dei tempi tecnici, adesso porteremo avanti uno studio di fattibilità e per metà luglio lo presenteremo al comune. Lo studio di fattibilità non vuol dire che c'è il finanziatore, dopodiché si va al progetto definitivo. Il progetto definitivo sono 7-8 mesi per arrivare a far sì che il fondo dica sì, ci sto.
Ma il comune potrà aspettare da luglio altri 5 mesi? Se non potrà aspettare, cosa possiamo fare? Dovremmo dire no. Queste sono le realtà, non dipende da noi. La strada, noi ci stiamo lavorando. Però se non ci sono, purtroppo, dico purtroppo da una parte, sono calati questi 2 milioni che devono dare una risposta ben precisa, se non li perdono, se si riesce a trovare una scamotata che si può gestire questo problema per altri 4-5 mesi, per arrivare a far sì che chi deve mettere i soldi abbia veramente fatto tutto il suo piano finanziario e analizzato. E allora a quel punto dice ci sono. Loro ci faranno una manifestazione di interesse non vincolante, si dice, la parola stessa non vincolante dice che seguirà il progetto reale. Quindi devo dire, abbiamo lavorato, continueremo a lavorare attorno per cercare di mantenere vivo questo sogno, ma questo non, quando mi sento attaccato dire che millanto, che parlo per niente, no, Bonetto né io, né Edoardo, né Beccaro, non ho mai parlato per niente. Abbiamo sempre quelle poche cose che abbiamo fatto, le abbiamo fatte lavorando con amore e con passione, perdendo tanto tempo dalle nostre famiglie, no? O nei nostri hobby personali. Roberto, io volevo capire una cosa. Dopo 5 anni, noi che eravamo tutti, quasi tutti, sono comunque d'accordo sul fatto che il Padova dovesse andare ai Padovani, i due Padovani che hanno rifondato il Padova mollano. Allora la domanda è questa. In parte già l'avete già detto nella rapporto, però che cosa ha di male questo ambiente secondo voi perché non si riesca a dare una continuità a livello di imprenditoriale locale per poter anche credere, voglio dire, la pallavolo ha 100 soci che sono tutti padovani, il basket comunque è arrivato a un imprenditore padovano, il rugby ha un imprenditore padovano, che cosa manca nel calcio? Perché secondo voi, insomma, 5 anni vi siete resi conto, completo la domanda dicendo d'accordo, però all'occhietto vi portate 2 promozioni e 1 retrocessione. Si può anche perdere, si può anche fallire. Io credo che da un certo fallire un obiettivo, io credo che da un certo punto di vista forse sarebbe stato più stimolante dire vi dimostriamo di nuovo che siamo in grado di poter fare la C. Mollare così sa un po' di resa soltanto perché qualcuno o perché nei social qualcuno infanga. Mi dà l'idea che abbiate preso la palla al volo, lo dico senza malizia, abbiate preso la palla al volo perché stanchi, sfiduciati, demoralizzati, avete visto che quest'anno le cose sono state sbagliate, non sono andate come avevate, vi siete sentiti come praticamente soli, quel discorso che faceva prima. Mi pare una resa un po' troppo. No, non è una resa, cioè, diciamo, vedi anche qua non riusciamo a leggere l'importanza di quello che abbiamo fatto. Ho accennato prima che quello che ci era stato chiesto era quello di far sì che Padova non ripassasse i brutti momenti che successero nel 2014, no? Questo era l'impegno che siamo presi. Cioè, oggi come oggi la proprietà del calcio Padova sarà in mano al proprietario di un fondo internazionale di notevole importanza e quindi, come ho detto prima, oltre all'esperienza calcistica che ha in altri club, e quindi è in mano a mani sicure. Quindi voglio dire, penso che anche sotto questo punto di vista la società abbia lavorato bene. A mani sicure bisognerà vedere dopo che hanno lavorato. In mani sicure, sto dicendo. Oggi come ho detto, parlando economicamente, in mani sicure. Il suo curriculum è un curriculum di notevole esperienza, per cui se incominciamo già a fare queste domande adesso, prima che lui venga qua a presentarsi, penso che non sia un bel biglietto da visita. No, a mani sicure siamo stati con Bergamino e Bonetto, con le loro possibilità. Con Igula sicuramente lo saremo, però prima bisogna vederlo, ho detto solo questo. Non ho detto che non è vero. Con voi abbiamo visto. E sono d'accordo con Stefano che potevate rimanere, io credo sia soprattutto Roberto anche un problema economico perché la sia un bagno di sangue. Se quello che arriverà è importante per Paolo, visto che è di Paolo, il tempo ce lo dirà. Voi avete fatto qualcosa di importante per la squadra, per la città. Noi possiamo andare a testa alta, io vedo molta amarezza in me, in Moreno, in maniera particolare Edoardo, perché tutti voi sapete quanto lui ami questo colore, questo bianco scudo, cioè non sarà facile metabolizzare.
però lei non ha mai parlato. Però andiamo via a testa alta, andiamo via a testa alta. Passiamo a una società che diciamo prima c'era zero, adesso c'è una società che funziona, uno staff che lavora, economicamente debiti zero, quando vedo scritto i nodi al pettine da pagare, cioè, da pagare cosa pagare? Cioè, non, se si farà quello che si deve fare, ogni anno il Palo ha chiuso i suoi bilanci e in passivo e ha pagato, i soci hanno pagato, per cui cioè, non è che sia arrivato adesso, oh, c'ho 3 milioni da pagare, da dove andiamo a prendere? Perché erano tutti programmati, quindi non ci sono problemi sotto questo punto di vista. Per cui società sana, zero debiti e in mano a delle persone serie e quindi son sicuro che ci sia un futuro roseo. Noi ci continuiamo a rimanere a dare il nostro appoggio finanziario. Con che quote, scusami? Le quote adesso per fine mese vedremo di decidere. Più o meno ci puoi dare un'indicazione? Vediamo un po' fine mese, diciamo, anche perché ci sono cose che posso dire, altre che non posso dire. Cioè, quindi, questa è una conferenza un po' di saluto da parte mia, di Edoardo e di Moreno, poi seguirà una presentazione di Joseph, penso a fine mese, adesso in base alla sua agenda, dopodiché lui farà il suo programma. Mi risponda fino in fondo, perché l'ambiente secondo lei non vi ha supportato con quelle che erano le possibilità di, e ce ne sono, di imprenditoria? Non posso dire, se io facevo una considerazione prima, da quando è andata via Pugina e Giordano, forse non c'è stato, al di là di un breve lasso di tempo di Mazzocco, non c'è stata più una presidenza padovana, domandiamocelo forse il perché. Io non riesco, non voglio andare troppo nei dettagli, non voglio essere troppo polemico, certamente qualcosa ci sarà che fa sì che la gente non venga a investire milioni per poi, non lo so. In tutto il Veneto più o meno, In tutto il Veneto, in tutte le scuole venete arriva l'imprenditore, tra la Cittadella e l'altro imprenditore fuori, Verona, Vicenza, Venezia, non è che siano del luogo, Roberto, perché forse il calcio ha un'esposizione troppo alta per questo motivo, ma in tutte le squadre venete i presidenti sono da fuori, tra la Cittadella e il Chievo che vedete anche voi con il messo. Ma anche Vicenza, in caso di salvezza sarebbe rimasto? No, se no, sarebbe stato un po' meno... Siamo stati un po' meno amareggiati. Ecco. Però comunque questa decisione l'ha maturata a prescindere dai risultati. Cioè, diciamo, nel tempo abbiamo cominciato a maturare, perché cioè, voglio dire, ho detto, è stressante, un impegno notevole, bello, meraviglioso, vinci la domenica e già lunedì pensi alla domenica prossima, quindi non fai tempo a gioire. Io che non faccio una cena con gli amici una vita, ho perso amici, ho perso rapporti, cioè, oltre come ho detto, no, il discorso del lavoro. Cioè, fare il presidente di una società di calcio, almeno come l'abbiamo fatto noi, perse sul pezzo. Quante volte avete visto gli allenamenti? Non passavano ad un giorno, se non c'ero io, c'era Edoardo, o qualche volta Moreno, che lui era un po' più impegnato su altre cose. Siamo stati una presidenza e un vicepresidente presenti. Anche andare a vedere Edoardo in maniera particolare, le partite del settore giovanile, cioè, quindi voglio dire, è un dispendio di energia notevole. Quindi tutto questo alla fine è bella. Io ho una domanda. Mia nipotina mi ha detto l'altra sera, no, sei sempre di forza. Ecco, l'ho baciata, bimba di 4 anni, tanta, ma è possibile non sei sempre di corsa. Ecco, quindi devo anche un po' riaccopiarmi della mia vita. Probabilmente quella volta non avrebbe preso di mano insieme a Bergamo in calcio Padova. A distanza di 5 anni e considerando quello che è successo quest'anno, ti imputi degli errori personalmente oppure? Certo. Quale secondo te è più grave? Tanti, nel senso, come magari sono state fatte tante cose positive, sono state fatte anche tanti errori, quindi nel senso una stagione quando retrocedi in questa maniera qua, vuol dire che gli errori sono stati fatti tantissimi. Forse se fossi stato l'Edoardo Bonetto del primo giorno magari non saremmo retrocessi, magari
questi 5 anni mi hanno un po' cambiato e secondo me mi hanno cambiato in peggio. Perché? Perché di sì, perché come ho sempre detto il Calcio Padova non è la tua azienda, perché giustamente i tifosi cantano il Padova siamo noi, e voi dite che il Padova è della città, è in azienda da noi, noi tre, ognuno ha la sua azienda, decide a modo suo dall'inizio alla fine, si comporta nel giusto o nel sbagliato, non deve rendere conto a nessuno, invece qua ci sono tanti equilibri perché il Padova non è nostro. Se parla Edoardo, tu uomo di calcio, quando parlo sapevi, tu sai che... Certo, però sono cambiato. All'inizio ho litigato con tutti. Lo sapete come l'avete contestato, sempre ho litigato con tutti. Magari, nel senso, magari sono cambiato, magari in meglio, nel senso è che come diceva mio papà, è una gestione davvero difficile, non è assolutamente una questione economica, è una questione che forse il presidente perfetto è quello che non è tifoso. Noi siamo troppo tifosi, amiamo troppo questo sport in assoluto e amiamo troppo questi colori e quindi magari fai scelte di impulso quando magari dovresti fare delle scelte più razionali. Io nel vedervi alla considerazione però permettetemi la faccio e ho l'impressione, tutto vero quello che dite, però credo sia soprattutto Roberto Edoardo, e avete perfettamente ragione su questo, non ci sono dubbi, che sia un problema economico, perché come è uscito per gli amici per un problema economico, è uscito noi perché costa mantenere il Padova, è un sacrificio tempo, come avete detto voi, perché nel vedervi parlare del Padova, voi due ci tenete, quindi se sentirti dire che non abbiamo i soldi per mantenere la palla, sei fuori strada, non viene girare sul discorso economico, non è quel discorso economico. Non è assolutamente, ma poi anche a gennaio questa storia. A volte, ma certo, ma non è assolutamente quello. Quando ti dico che il presidente perfetto è quello che non è tifoso, sai da quanti anni non vanno in vacanza? Noi lavoriamo fino a sabato mattina che faccio vedere le visite dei cantieri, dopo faccio sabato, stress la domenica e lunedì riparto. Da 5 anni. Ma è logico che sarei uscito lo stesso, e lui lo sa benissimo, sarei uscito lo stesso anche in caso di salvezza, logico che sarei uscito felice e non sarei uscito con una coltellata al cuore e uno sulla schiena, però ci sarei uscito lo stesso perché il presidente non lo puoi fare a vita. Dopo è anche per il fatto che non siamo mai stati amati a Padova, e questo lo sapete, possiamo dire quello che volete, non siamo mai stati amati, ma non è stato un problema, perché neanche l'anno che abbiamo preso noi dopo Bergamino non eravamo amati, l'abbiamo preso perché avevamo la convinzione di poter fare un anno buono come è stato quello che l'anno scorso, come abbiamo vinto il campionato. E quindi magari ci sono persone che sono più brave, ci saranno sicuramente persone più brave di noi a gestirlo da qua nei prossimi anni, magari con un po' meno di amore, ma sicuramente magari saranno più bravi e preparati. Ma proprio per questo motivo non hai mai pensato di fare un passo indietro, nel senso di restare alla guida ovviamente della società, ma come fanno tanti altri presidenti, di delegare di più un direttore generale, quindi dico seguire meno fa parte della nostra cioè, indole, per riappropriarvi della vostra vita, come dite voi. Vuol dire fare le cose a metà nelle vita, io sono molto bianco o nero, come tutti quanti noi, cioè nel senso è giusto che ci sia un'altra proprietà che ci abbia i propri uomini e con cui conduca il palo magari in maniera più ottimale. Presidente Pino, vale per tutte e due. Avete detto giustamente che se il presidente è tifoso è diverso, che c'è una scelta che avete fatto condizionata dal fatto di essere tifosi che adesso non fareste tornando indietro? Tantissimo. Però sicuramente non possiamo essere qua a dirlo, dato che non siamo qui, non si vogliono fare polemiche, non va per niente, però sicuramente, come già detto, anche la gestione di quest'anno è stata la mia azienda, il mio Calcio Padova, senza dover dare spiegazioni a voi, senza dover dare spiegazioni ai tifosi, ma è giusto, il Padova, io non ho mai detto che il Padova è del presidente, e neanche non è del sindaco, il Padova è la città. Presidenti, gli allenatori, i direttori sportivi vanno e vengono, Padova rimarrà qua per sempre, quindi tante volte le scelte vengono fatte non sempre con la propria testa, con quella che tu diresti, che è un po'
la domanda che ha fatto Stefano è della Miopa, che magari determinati imprenditori, se prendono una gestione di una società, la vorrebbero gestire come la propria azienda. A proposito di direttore sportivo, visto che è in sala, immagino che l'avete comunicato prima, no? Anche la vostra intenzione, insomma, di uscire, ma a riguardo non so, si può anticipare qualcosa? No, oppure siamo diciamo che il discorso, conosciamo dei paletti di questa conferenza stampa. Era una conferenza stampa di saluto, di spiegare un attimino alcune cose, puntualizzare alcune situazioni riguardante la gestione nostra, quella che sarà la gestione futura. Diamo il tempo entro la fine del mese a chi di dovere, a chi sarà il nuovo, la nuova, chiamiamola, che avrà la nuova maggioranza, ci stanno lavorando, quindi non è un qualcosa che... Però ne possiamo parlare adesso, diciamo, perché non so, possiamo, dei signori che ci sono là possono esserci tutti, come potrà esserci nessuno, questo non dipende più da me, da noi, insomma, dipenderà dalla nuova proprietà. Però una cosa si può rispondere, credo, vabbè, assodato che ormai siete in minoranza, restate dentro, a Milano avrete parlato anche di che idea porvi su questa prossima stagione, cioè se sia una stagione, considerato che è un po' traumatico anche il discorso, perché cambia completamente il modo di impostare probabilmente la gestione, ma voi ci siete dentro comunque anche se in minoranza, avvalorerete, penso, ne avrete parlato, un progetto anche di rilancio del calcio parla. Allora chiedo, secondo Roberto Bonetto, si può pensare ad una stagione più di transizione o già con obiettivi ambiziosi? Diciamo, ho detto prima, il Joseph è una persona ambiziosa, una persona che nella vita è sempre stato abituato a vincere nell'ambito degli affari, della finanza, per cui anche lui è una persona caratterialmente un po' vicino al mio modo di pensare, al modo di Edoardo, di Moreno. Indubbiamente il calcio Padova è Padova, quindi erano presenti anche loro con una quota più bassa quando abbiamo fatto il campionato vittorioso della Serie C, quindi sono a conoscenza di tutto, certamente faranno il meglio che decideranno di fare, però quanto, come, perché, io al momento non ne sono a conoscenza, le intenzioni sono buone, indubbiamente. Poi saranno loro, sarà la nuova governance che vi farà sapere i loro programmi e le loro intenzioni, ma senz'altro il mio feeling, da quello che stiamo parlando, sono intenzioni più che positive. Insomma. Verrete sempre allo stadio? Verrete sempre allo stadio comunque? Diciamo che andrò un po' più di giocare a golf rispetto a prima, questo sì. Non ci credo. È possibile che tu possa mantenere un ruolo di vicepresidenza, non so, dietro a Giorgio Zero? No, perché è la stessa cosa, c'è bisogno di fare resettare un attimino. Poi adesso il prossimo anno ricompriamo il calcio palla un'altra volta, cioè ricompriamo, qua non si tratta di comprare, qua ecco, perché volevo anche sottolineare, da di cedere, no? Quindi non è acquistare vuol dire comprare, vuol dire pagare un qualcosa, quindi qua c'è uno scambio di azioni a valore zero, quindi qua si capisce che quello che noi viene dato a zero, no? E sto dicendo che la mia era una battuta, adesso sono 150 milioni sul Premio Lotto, chissà, se le vincessi sarei in grado, potremmo anche fare subito lo stadio, prima del 15 andiamo al comune, ci sono i soldi. Io dello stadio, quindi volevo capire se la decisione è condizionata anche dal percorso dello stadio, cioè subito tortuoso, oppure appunto, ieri per esempio io ho chiamato a Bodi e Bodi mi ha detto che lui è molto positivo sul discorso dello stadio di Padova, quindi non capisco bene dov'è il punto su questa cosa dello stadio. E poi l'altra cosa che ci attaccherei è se l'amministrazione, perché prima l'ha detto in maniera velata, però si è intuito che forse non è contentissimo del rapporto che si è sviluppato, no? Volevo capire se ho frainteso, e invece la questione dello stadio, invece se appunto state le difficoltà dello stadio magari a
insomma, a farle prendere più decisione, oppure secondo lei difficoltà sullo stadio non ce ne sono, ma invece c'è una buona prospettiva. Ma allora diciamo, forse è compito vostro dei giornalisti cercare di mettere in bocca alle persone delle parole che non ci sono, o dei pensieri che non esistono, sono virtuali. Allora, con l'amministrazione c'è un ottimo rapporto. Io non so da dove lei possa aver letto. Ma prima. O forse allora ha capito male, o assolutamente. Sì, ma che era beato con Bonavina, con Giordani, così è un ottimo, è un rapporto meraviglioso. Cioè, ma come era a suo tempo, anche prima, con l'assessore Cinzia Rampazzo e Massimo Bitonci. Quindi questo non so dove, ecco, è scritto qua, per cui se se lo vuole leggere questo passaggio non c'è. Il fatto che noi evidentemente facciamo un passo indietro perché non c'è lo Stato, anche questa è un'altra fantasia, voglio dire, perché cosa c'entra lo stadio con la società di calcio? Noi di casa lo stadio non è che l'avrebbe fatto Bonetto Roberto guadagnandoci questo e quest'altro, perché le cose quando si scrivono o si dicono bisogna essere a conoscenza, se no si tace e si fa più bella figura. Quindi diciamo l'investimento sullo stadio è un qualcosa che non ti porta nessun guadagno, bisogna leggere le cose, i guadagni sono per chi eventualmente va dentro nei centri commerciali, ma non era per la società. La società al massimo avrebbe potuto avere la gestione di uno stadio più bello. Secondo, se lei ha parlato con Abode ieri, l'ho detto prima, quindi forse lei non è ancora arrivato, adesso noi stiamo preparando per il 15 di luglio un piano di fattibilità, cosa ha detto, che questo piano di fattibilità porterà a una manifestazione di interesse non vincolante da parte di un fondo, però per far sì che la manifestazione diventi vincolante c'è bisogno di passare alla seconda fase, che è il progetto esecutivo. Progetto esecutivo che porterà 5-6 mesi di tempo. Quindi il comune sarà in grado di procrastinare? Sì, no. Quindi questo è quello che mi sento di dire. No, mi spiace aver inteso, nel senso, invece in realtà il mio intento era il contrario, cioè era, perché io l'avevo vista su questa cosa impegnata sullo stadio, anche quando è venuto in comune e così via, anche quando l'abbiamo chiesto, insomma, l'abbiamo preso qua, e quindi appunto è anche un dispiacere, no? Se lo stadio si fa e poi dopo non è nel presidente, non le dispiacerebbe? Se lo stadio si fa e io non sono più presidente, penso di essere orgoglioso, sarebbe una cosa bellissima, che vuol dire che sono stato uno dei promotori, no? Cioè, io ho 3 anni che ci vado avanti con questa storia, no? Anche lì, perdendo tempo, spendendo un po' di soldi, quindi sarei felicissimo, cioè, è come sarei felicissimo se Paolo va in Serie B il prossimo anno, cioè, perché non devo essere felice anche se non sono presidente? Io penso che Bergamini sia stato felice l'anno scorso che siamo andati in Serie B, anche se lui non era presidente, cioè, quindi voglio dire, cioè, non è che si viva sulle disgrazie altrui, io sono tifosi del Palo, amiamo questa maglia. Roberto, potrebbero esserci altre entrate di altri soci al di là di questo passaggio tra te e Joseph, magari più piccoli, soci più piccoli che possono entrare? O che vanno via quelli che ci sono attuali in destro? Sì, i due, Luca Destro, che ringrazio, assieme a Salotto, che ci sono stati vicini quest'anno, da quello che ho sentito, dovrebbero continuare a rimanere con la loro quota. Poi diciamo quello che sarà, se ce ne saranno degli altri o degli altri, ripeto. Nel momento in cui la maggioranza non è più mia, io mi tengo noi ci teniamo la nostra quota e poi saranno la nuova proprietà a decidere cosa fare della loro quota, se tenerla tutta o spezzettarla, non lo so. Non farmi domande a cui non posso rispondere. Aggiungo una piccola cosa, forse non puoi dirlo, ma sarà Joseph in persona il presidente o c'era un Alessandra Bianchi, non so chi per lui. Appena detto, dato che non posso dirlo, cioè, quindi una domanda. No, magari, non so, magari questo ce lo puoi dire. No, non so. Appena detto prima, mi pare aspettoli, no? Alla fine di marzo, alla fine di maggio, loro saranno pronti per presentare la nuova progetto, per cui chiaramente sarò ancora qua a presentare chi di dovere, sì. Il Joseph, e dopodiché sarà la nuova squadra che potrà rispondere alle tue e alle vostre domande. Roberto, quando hai chiesto a Joseph di prendere la maggioranza perché tu mollavi indipendentemente dalla categoria, ti ha risposto subito sì, cioè entusiasta, voleva cooperare assolutamente in Padova, ma è stato costretto perché aveva il 40% di quote. Ma
secondo te per uno il 40% è costretto? No, te lo dico. Il 40% rimane un 40%, sì, o non sottoscrivo un eventuale aumento di capitale, va lenti, quindi vuol dire. Certo, è stata diciamo, una sua scelta, diciamo, nel momento in cui ci siamo trovati a ridiscutere, e lui era d'accordo di andare avanti e quindi a prendere una parte delle nostre azioni e continuare questo tipo di percorso. Prima hai parlato di un'immagine un po' forte, hai parlato di coltellata alla schiena. Cosa intendevi per coltellata alla schiena? Hai detto coltellata al cuore e una coltellata alla schiena. La schiena è un'immagine un po' forte, volevo capire. No, perché non pensavo fosse, cioè nel senso non immaginavo fosse così doloroso da succedere, per me è stata una cosa tremenda, quindi nel senso normale che. Sì, no, pensavo alla schiena di me. No, tremendo, esatto, ma. Non intendevo questione di tradimento, questione che. Io vorrei chiedere una cosa. Verdetto al campo purtroppo lo conosciamo. Voi siete dentro gli ambienti della Lega, ne sta succedendo di tutti i colori. Una minima flagra speranza di riammissione c'è ancora o pensate che sia una cosa per quello che. Io abito anche vicino a Sant'Antonio, ma tutte le domeniche a messa. Per cui è il nostro santo protettore. Diciamo una flebile fiammella c'è, insomma, noi sul campo siamo retrocessi, basta. Quindi questa resta la cosa fondamentale. Poi se si verificano un insieme di situazioni che portano al fatto che adesso qua siamo in conferenza stampa e non me ne vogliono altre società, e non le cito, ma se sono un paio di società che potrebbero avere delle difficoltà, queste due società, se passa questa linea, diciamo che in questo momento stanno adottando da parte della federazione di maggiori controlli, molto più seri e più approfonditi, potrebbe darsi che il 26-24 di giugno, al momento dell'iscrizione dei campionati, potrebbero esserci anche qualche sorpresa. A quel punto potremmo anche beneficiare di qualcosa, però questo non toglie l'amarezza della retrocessione che abbiamo subito, sul dire, quindi coltellata alla schiena, al cuore, non era inteso come qualcheduno che ce l'abbia data a noi dall'esterno, cioè è qualcosa che stiamo provando, ecco, questo forse come poi d'altronde ti ha risposto lui. Roberto, volevo chiederti sulla questione stadio, dicevi no che mi pare di aver capito, se non ho capito male le tue parole, non ci guadagno eventualmente con uno stadio, ma in realtà, cioè, dal punto di vista dello sviluppo di una società, uno stadio di proprietà, cioè invece è un passaggio. Ho voluto rispondere al tuo collega dicendo questo, perché si legge, si sente speculazioni immobiliari, roba. La gente quando non sa cosa dire parla di speculazione immobiliare, fa tanto moda, fa tanto fashion, no? D'accordo? Qua non c'è nessuna speculazione. Io non ci vedo niente, io non ci vedo niente. La gente non sa, come ha detto, come diceva ieri a Bolli, che tutto parte, una società forte parte da un punto, deve avere delle strutture, deve avere la sua casa è lo stadio, no? Se andiamo a guardare i ricavi delle società che hanno la proprietà dello stadio rispetto alle altre, certo, giusto? Certo. Allora andiamo a vedere che un Napoli è ancora rimasto a 150 milioni di euro quando la Juventus è andato a 600 milioni. Esatto, quello volevo sapere. D'accordo? Quindi diciamo questo. Sì, no, certo. Quindi sto dicendo ricavi, ecco, allora sì, che è un asset fondamentale per uno sviluppo futuro della società, no? Dire. Quando ho incominciato a lavorare io, giusto? Ed era un vecchietto, a me la prima roba che ti a fare quando ti chiedo scale, compra per capannone. Sì. Ecco, quindi può essere lo stesso esempio. L'artigiano la prima cosa che deve fare si compra il suo capannone, perché è il suo futuro, no? È la sua bottega. È lo stesso per la società di calcio. Riuscire ad avere uno stadio di proprietà ti permette di mettere tutto insieme un insieme di economie che ti può portare ad avere maggiori ricavi. Quindi questo è il concetto, ma nei prossimi vent'anni, come diceva Bolli, cioè, si arriverà a questo, determinate società non potranno fare calcio se non hanno la loro struttura, almeno calcio professionistico. Presidente, scusi, ma scrivo una cosa invece che mi incuriosisce, perché appunto lei arriva nel mondo del calcio, dal mondo imprenditoriale, e siccome appunto c'è stata anche la domanda su queste cose dei ripescaggi, le decisioni, quindi per esempio il Palermo è molto arrabbiato, no? Perché dice ha preso la decisione qualcuno che è legato a un'altra squadra, insomma, ha letto. Quindi al netto di questo, dove non voglio farla entrare, invece volevo capire qual è il suo giudizio, comunque la sua sensazione rispetto al mondo calcio come organizzato la Lega B, per capirci. Cioè, secondo lei
ci sono delle cose da cambiare, delle cose che non vanno bene, cioè adesso appunto che in qualche modo può dirlo anche con più libertà, diciamo. In tutte le organizzazioni c'è qualcosa che funziona e qualcosa che non funziona. Nell'ambito del calcio ci sono determinate regole, determinate leggi, però dovrebbero essere rispettate. Tutto qua. Quindi i controlli devono essere controlli fatti bene a partire dal nord, a partire da Bolzano, per andare fino a Caltanissetta, tanto per dire. Ecco, io vedo che quando la Covisa viene qua da noi fa screening e raggi X. Se così fosse fatto da tutte le società, molto probabilmente ci sarebbero stati meno problemi. Poi non entro nel merito di cosa se sia giusta o non sia giusta, ecco, tutto qua. E quindi poi quello che è successo a Palermo, quello che succederà da qualche altra società, a me dispiace per i tifosi, però ci sono delle regole scritte. Noi abbiamo fatto un mercato basandoci su determinate regole, basandoci sulle nostre possibilità economiche. Spendere, comprare giocatori sapendo già che non li puoi pagare, e so che vuol dire barare, e questo non è il modo di fare il calcio. L'ultima cosa per me, non abbiamo parlato, non ho sentito in questi 45 minuti nulla sulla questione tecnica. Allora chiedo, visto che siamo al bilancio finale, poi lei non parlerà più, le chiedo, che cosa è mancato al Padova secondo voi, adesso che siamo alla fine, al di là dei risultati, il gruppo? Perché si è parlato molto, sono successi degli episodi molto gravi, avete preso dei provvedimenti. Vorrei chiedere al Presidente che lascia, se si sente, Edoardo prima ha parlato di coltellate, ma se si sente anche lui un po' tradito dai giocatori, e perché è mancato il gruppo, colpa degli allenatori, questo si può dire, penso, no? Ma guarda, Stefano, io vorrei lasciarmi proprio con questo spirito di serenità, no? Cioè, quindi non, quando ci sono degli insuccessi siamo tutti colpevoli, in maniera particolare la presidenza e la proprietà. Quindi diciamo, io, Edoardo Moreno, come proprietà, essendo la maggioranza, ci prendiamo le nostre colpe. Poi ognuno di voi sa come stanno le cose, sa diciamo chi ha commesso più o meno errori. Io dico solo, sottolineo solo questo. Noi come società, maggior ragione, possiamo andare avanti a testa alta perché noi abbiamo messo a disposizione della parte tecnica quello che la parte tecnica ci ha richiesto. Basta. Dopo, a gennaio abbiamo fatto un ulteriore intervento. Oggi come oggi, il calcio Padova penso che più di così non poteva fare. Poi, cosa è successo? Il gruppo, eravamo tanti, eravamo pochi, dovevamo essere più severi con qualcheduno, non dovevamo prendere Tizio, Caio, insomma questo è il segno di sé. Parlo come società. Come società e come proprietà noi abbiamo fatto il nostro dovere. Io ve l'ho raccontata la storia della Mantia e questa è la verità. Qualcheduno ha replicato nei giornali che non era vero, e qua è vero, qua abbiamo anche il direttore sportivo che ha portato avanti la trattativa. Quindi noi in determinati momenti abbiamo cercato di fare il massimo, quindi più di così come società non potevamo fare, ecco per cui andiamo via a testa alta e vi ringraziamo della vostra collaborazione, anche se qualche volta con Stefano, con Giorgio abbiamo avuto occasione di beccarci un attimo, ma fa parte del lavoro, ci sta. Io so di avere sempre avuto, io, Edoardo e Moreno, che ci stimate, come noi stimiamo voi, e a questo punto auguriamo il meglio a questa società. Noi quello che potevamo fare abbiamo fatto non lesinando nulla, tempo, denaro e affetti. Grazie.